Bentornati a tutti, in un nuovo recap giornaliero. Quello che andiamo a vedere è appunto ciò che è successo oggi su Bitcoin e oro eh, in merito all'analisi che è stata fatta al mattino. Allora, quello che possiamo vedere iniziamo da Bitcoin, molto velocemente, è che dopo questa um, bullish, eh, molto impulsiva mossa su, su Bitcoin, eh, dovuta ieri alla al discorso della fed ehm, che ha comunque allontanato di molto i, i discorsi, le trattative, non so come spiegarlo, sul, sui tassi di interesse La stessa cosa è successa su oro infatti se a vedere molto bullish anche su oro quello che volevamo vedere oggi era un po' di movimento a queste eh, zone di interesse quindi o un ritest a 49,250 Oh, un bel movimento tra questi due livelli, 48.700 il eh, livello di chiave e il PPL 48.500 o anche questo pre Previous, eh, questa zona di interesse precedente a 48.000. Quello che possiamo vedere è che, eh, ok, questo era oggi, se sì, guardiamo esattamente rispetto a quando è stata fatta l'analisi, vediamo dopo questa candela, dopo questa candela vediamo che il prezzo ha reagito esattamente a 49,50 come possiamo vedere qua tra eh, pre new york e new york open eh, come possiamo vedere non c'è stata una candela oraria che abbia chiuso sopra questo livello di interesse ed è per questo che ho messo questa zona di interesse per, non per il sake trade ma per dire ok vediamo che, che cosa succede qua e questa adesso andiamo a vedere anche sul un minuto per vedere bene cosa è successo in questa ora molto bearish durante New York ci sarà stato un, un po' di range un po' di consolidation per poi con il eh, nuovo orario dopo la nuova candela delle 4 ore eh, e New York Stock Exchange vedere che continua bearish come possiamo anche vedere 48.700 48, sì, esatto è stato il limite per la candela eh, Fatemi fare un po' di zoom per candela quella appena prima precedente a New York, come possiamo vedere, ha chiuso esattamente qua e ha causato la reazione, poi come potete vedere, anche 48500, eh, un pochino sopra, eh, che comunque è il livello di interesse del PPL, eh, ha causato reazione poi nelle successive due ore quindi, delle 4 e delle 5 del pomeriggio, ha poi chiuso qua. E poi la candela successiva, eh, qua già, non c'era già più londra, già da questo orario qua andrà continuato bearish, fino per quasi un bel centello di pips. Dal mattino siamo uh, abbondantemente oltre i 100, penso anche 150 pips di movimento 48, eh, flat, invece, cos'è? Eh, sta causando un po' di reazione intorno, non con, con chiusure esatte. A questo livello, ma come possiamo vedere, di sicuro c'è della eh, zona sens di sensibilità. Come mi piace chiamarla a me, andiamo a vedere su un minuto quindi è abbastanza veloce. l'ultimo minuto, ha fatto un trentello di pips: 35 pips in un minuto, sembra che si sta sciogliendo sotto gli occhi. Proprio allora. Poi possiamo vedere, se zoomiamo, questa è la cancella da un minuto, um, Londra ha, ci ha portato a che cosa? Ci ha portato a identificare che eravamo in un uptrend, fatemi usare un po' di trend line, cammino mano dritta, assolutamente un uptrend che possiamo identificare, questa è la delle pre, pre ovviamente, possiamo vedere un movimento, un double top. 49.000 flat, un ultimo tentativo di salire, adesso c'è chi può chiamare testa e spalle o quello che volete, mi piace un double top, però comunque questo è un ultimo tentativo di fare un nuovo high, ma non, non ci riesce e crolla, ma dov'è che reagisce? Reagisce a 48.700 che è la PSI, interesse del mattino, fa esattamente un um, crear dei non so in italiano dei, dei low dei minimi più alti dei minimi maggiori higher lows quindi identificando qui un uptrend trend e come questa vedere reagisce io non dico che dobbiamo entrare qua perché allora, quale sicuro no è molto a rischio qua quando vediamo un multiple retest del livello potremmo anche pensare di entrare long ovviamente safe assolutamente eh, ok ancora meglio safe al ppl 48750 quindi se noi facciamo un bello zoomino e cancelliamo qua tutta questa roba, quello che possiamo vedere è che um, questo retest di 48700 è stato il primo la nostra prima conferma di uh, prima conferma di uh, bullish price action uh, come possiamo vedere guardate qua quando abbiamo poi un bel break e retest del livello di eh, in interesse successivo, che per noi sono i pp'l eh, della quarter theory 48700, possiamo vedere che quando rompe, con questo, soprattutto con questa bella candela, se conoscete un pochino il mio metodo, eh, quando vediamo questa bella candela impulsiva, piazziamo un bel buy stop circa a metà strada tra eh, la candela stessa. Parliamo sempre della candela un minuto, eh? eh, tra la metà della sala, della candela stessa e il PPL, quindi potrebbe essere più o meno qua, 48,770. Gli diamo sempre un 15 pip di stop loss che non saranno mai presi pieni, perché se la candela chiude qua ce ne usciamo molto prima, e un bel 45 di take profit. 45 di take profit con i parziali presi a 30 pips vedere che sì non è stato proprio lineare perché i range erano abbastanza piccoli ma in quasi due orette eh, ci arrivava soprattutto quello che era molto importante si sì, dava quanto ci ha messo qua per fare un po più di, di... 40 minuti eh, con abbastanza il dubbio che di cosa sarebbe successo però quello che posso dire io e cosa avrei fatto io in live è che una volta che si è salvo qua una volta che si salvo qua io lo stop loss lo piazzerei a 10 pips, o anche a questo livello qua qua sotto, 8 pips se mi va qua sotto sono contento, non mi interessa più niente, sono molto contento quando poi vedo che il prezzo sta salendo. Quello che possiamo anche prendere è quando rompe questi primi massimi possiamo anche dare una rientry perché quello che possiamo vedere è che eh, il prezzo sta rompendo e facendo un retest del livello di interesse questo livello l'avevo messo al mattino c'è un po' di roba eh, cioè interessi ok l'ho messa come array qua esattamente perché ha fatto già un po' di reazione e come vedete qua quando ha fatto il double top dove che si appoggiava esattamente a questo primo livellino dove ha reagito poi a questo livellino e quello che possiamo vedere, per questo lo sappiamo, ma va, BTP va è buono sapersi. Quello lo vediamo, un'accelerazione un nel trend bullish eh, che si può identificare chiaramente da, come, mh, dalla velocità in cui adesso sta facendo eh, higher lows, quindi sta, facendo dei, ah, sta alzando i minimi, invece qua è un pochino, ha fatto, ne ha fatti tre più o meno allo stesso livello sta andando un pochino più forte e per quello che possiamo dire che abbiamo un pochino più di impulso alzista abbiamo dei retest che ci danno penso una quindicina di minuti 15 minuti buoni per entrare con un qualsiasi metodo che sia con un buy stop che sia una candle closure e che eh, ovviamente sempre in trend perché il trend è sempre lo stesso bullish non stiamo cercando di vendere dopo questa reazione siamo sempre in bias bullish quello che vediamo è che anche successivamente si sì, reagisce forte ma quello che vediamo qua è che questa trend line tracciata tra queste due con questo 3 di conferma e allo stesso prezzo viene ancora ritestata con un double bottom un doppio minimo penso in italiano si chiama eh, essenzialmente prova una volta prova due volte e fallisce double bottom puoi entrare qua molto aggressivo perché comunque sei al sei a livello a di interesse ma se come diciamo sempre hai i tuoi ppl a 49.000 flat puoi entrare stessa cosa vedi bullish qua è un pochino più tricky eh, per questa candela bearish molto forte però se sei riuscito ad entrare è comunque sei comunque salvo a livello di eh, cioè, qua sono 8 pips, 7 pips. Si diamo sempre 15 pips. Se ampiamente eh, salvo. E ti va a TP, penso in 11 di minuti. Per una price action molto bullish. Eh, da sopra 49, va proprio lineare. E si muove di 40. Oh, eh, non lo so: 45 pips te li prende solo. Si è sentato proprio a 49 flat, sennò era un po' al limite, devo dire ma non è quello importante quello che vediamo è che questa cosa di New York a New York siamo a 49,250 che è il livello di prezzo sull'orario che eh, vi confermo, guardate qua aveva causato molta reazione nel passato le parole che avevamo segnata quindi se tu qua hai comprato vedi poi questa reazione e inizia a dire ok strong Qua stiamo ritestando break and di questo PPL, o zona di interesse fin dal mattino. Qua stiamo facendo l'opposto, stiamo tornando a fare dei lower, uh, lower highs, quindi degli alti, dei massimi sempre più bassi. Non so come definirla. E questa candela qua, questa candela rossa, è molto molto forte, molto molto forte. È molto anche significativa di cosa? La candela, un certo momento, guarda, era blu era bullish, verde come lo vuoi chiamare ma ancora ha reagito e guarda dove ha chiuso in un minuto era qua sopra, stava facendo un engolfing di tutte queste ha chiuso quasi sotto, praticamente sotto alle prime candele e ehm, se fosse stata più vicina o a, a, attraverso un PPL era anche un, un segnale di ingresso molto forte eh, bearish dopo aver avuto queste conferme qua Ovviamente qua ti sta abbandonata TP molto più velocemente, c'è cioè molto più volume ovviamente, siamo in pre-New York, ehm, si svegliano gli istituzionali, anche Bitcoin viene tradato un pochino di più, uh, anche se non è sempre, sempre così. Ok, molto aggressiva, rimbalza, eh, guarda un po' dove sta rimbalzando, esattamente dove stava rimbalzando prima, esattamente qua. In balza fa ancora un break e ritest di 48700. Stesso trade del mattino lo fa anche il pomeriggio. Qua siamo già ampiamente dentro New York. Uh, ok. E uh, break e ritest qualsiasi cosa. Vedi questo break, questo ritest, questa candela molto forte. Metti il tuo buy stop a metà e sei a posto. Però quello che non puoi non vedere è che a 49.250, e non sto nemmeno guardando il prezzo perché mi ricordo proprio che è la zona di interesse, vado un po' dove va a chiudere la candela. Cioè se ti metto il ray, non il ray scusami, il ray per l'orizzontale, cioè siamo sullo stesso livello, stesso livello di prezzo, spiccicato, identico. Fortissima reazione, break e retest di questo livellino qua che è 49.000 flat che abbiamo usato come eh, zona di interesse anche precedente: precedenza in precedenza comunque è un PPL eh, zona che io chiamo eh, di interesse il test spiccicato, molto forte non ti dico che sarei potuto entrare qua assolutamente però è comunque un primo segnale molto forte il prezzo rimane bearish questo si poteva entrare, ma non abbiamo avuto molta fortuna, qua dopo prima questa candela c'è la possibilità di piazzare il sell limit a metà strada, in questo caso lo dico perché sarebbe stato attivato. Qua per esempio, se non sarebbe stato attivato sempre ritest dell'altro PPL. Queste righe rosse. Ogni 250 sono i miei PPL. Questo ovviamente no, perché ero del mattino, questo sì, questo sì, e vedete il rosso sul mio grafico ulteriore conferma il prezzo che sta facendo un trend bearish sul minuto eh, ok 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 perfetto poi continua reagisce ancora esattamente a questo livello ancora e ancora poteva tentare ogni singola volta questo ppl non ha mai superato Anzi, poi non supera nemmeno 48.700. Vi dicevo prima del livello di reazione a questo livello. Quanta reazione ha avuto a questo livello? Break e retest. Questo, per esempio è, esempio, è un caso molto palese È chiaro di come aggressive o anche qua molto aggressive metti il sell limit qua, ti si attiva un prezzo molto carino e vai a prendere il prezzo migliore che ti potete. Ti viene offerto dal, in quel momento per il break e il retest. Siamo sempre bearish. Siamo sempre su questo main bias che abbiamo avuto da quando abbiamo visto l'ulteriore reazione a 49,250. Abbiamo mai avuto una conferma di prezzo bullish. Il prezzo ha mai rotto, dopo essere stato bearish. Ha fatto un, un lower high, dato ancora più, più basso. Ha mai rotto questo livello? O invece è andato sempre più basso magari ha fatto un po di range però è sempre andato più in basso sempre eh, mantenendo una struttura di trend bearish questo per esempio è la prima conferma del prezzo che potrebbe fare un contrario quindi andare verso l'alto qui saremmo anche potuti entrare se l'avessimo visto in live qua possiamo unire delle tracce, degli higher lows e dire ok questo retest, piazzo un bel buy stop, buy limit qua e vado. Quello che succede è che immediatamente non funziona, quindi quando tu sei qua a queste candele qua, ok magari non sei uscito a, a 5 pips, ma non ha più senso prenderti 15 pips, quindi tanto vale che te ne prendi 10, ed è il motivo per cui si limitano le perdite. E poi vediamo reazione qua, questo quando stava, stava parlando, prima ha fatto 60 pips in pochi minuti, non si sa perché e non sapremo mai. Poi ha reagito esattamente a 47.500, scusate, 47.500 che era già questo livello perché era già segnato sia perché è un PPL sia perché ha fatto già della bella reazione, guardate qua guardate qua quanto aveva fatto reagire il prezzo a questo livello eh, negli ultimi giorni oro 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 molto bullish zona del mattino 1781 è stata per poco non è stata ritestata qua siamo sempre in pre new york eh, new york molto bullish anche qua ha allora, sorpassato 1786 1789 zone molto chiare che mi sa che hanno dato anche delle buone opportunità di entrata oggi non ho fatto trade però guardate qua che bel ritest delle zone di interesse dopo aver quasi ritestato per 10 pips non ha mancato eh, non mancato il mio prezzo di interesse o key level molto bullish stessa cosa break e retest questo potrebbe essere un break e retest molto importante della zona di interesse 1786 cioè se ha mancato l'entrata, qua l'entrata forse fosse troppo aggressiva. Adesso andiamo a vederla. Qua teniamo la trend line e 17.89 ancora. 17.92 non era segnata, ma era già nel chart. E per scalping, eh, non possiamo dire che 17.95 key level non avrebbe potuto darci i nostri classici 30 pips su oro. Su oro, andiamo su 30 pips mentre bitcoin mi piace di tornare sui 45 uh, qua qua è molto aggressivo entrare qua con il buy limit ti dico che è molto molto aggressivo 10 pips ce l'abbiamo hai comunque abbastanza range per uscire prima e 30 pips ci arrivi le confermo che sei in bullish non lo so se ce li hai qua molto di più qua dove entra? Non le entrate, devo dire. Sono molto più chiare su Bitcoin. Vabbè, quello che è importante è che abbiamo visto come, eh, comunque, a partire da ieri, quando su con FOMC, abbiamo visto che la Fed ancora non sta pensando di alzare i tassi di interesse. Quanto l'abbiano presa bene i mercati? Perché da 1750 qualcosa che aveva preso un po' di liquidità, siamo saliti 340, 370 pips. Tu perché non vai non vai fino a tutta a destra esatto perfetto questo volevo ma 6.1 72 ok sei da solo perfetto così però, colorato, mi piace. ok così mi piace di più e niente come potete vedere mi passare un pochino di più bitcoin rispetto a oro però oro anche lui fa dei bei movimenti eh, molto carini Niente ragazzi, è tutto per oggi. Prima, eh, primo recap che faccio in italiano. Eh, domani.